Pioggia TV. Pioggia TV. It's fantastic. Triangolare di calcio a scopo benefico allo stadio Aldo Edino Ballarin, con grandi protagoniste le nazionali Calcio VIP, insieme ad una rappresentativa degli imprenditori di Chioggia e alla Polizia di Stato. Ma non è stato solo calcio, ma una grande festa organizzata dal commissariato DPS di Chioggia e dalla Questura di Venezia. Splendida la cornice di pubblico, che ha salutato con entusiasmo tutti i protagonisti della giornata. I primi ad esibirsi sono stati i ragazzi della palestra Gymnasium Warrior Team, tanti ragazzi di diverse età che hanno dato assaggio della loro abilità nel kickboxing, ad iniziare dai giovanissimi di età compresa tra i 6 e gli 8 anni. La seconda esibizione vede protagonisti i ragazzi tra gli 8 e i 12 anni. E poi il turno di un campioncino in erba della palestra che dimostra l'ottimo livello raggiunto grazie ai corsi della palestra Gymnasium Warrior Team. C'è stato spazio anche per un'esibizione di ballo, altra disciplina insegnata all'interno della palestra. È stata in particolare la maestra Valentina a preparare tutte le ragazze per un'esibizione di hip hop jazz. E poi il momento della Polizia di Stato, che mostra al pubblico del Ballarin una simulazione di un posto di blocco con intervento delle unità cinofile antidroga. A coadiuvarli anche il nucleo degli artificieri, che hanno mostrato come si procede al disinnesco di una possibile bomba. Il ricco pomeriggio è continuato poi con una vincente amichevole tra i ragazzi del Chioggia Sottomarina e i pari età del Sottomarina. Il match è finito in perfetta parità, 2-2. Altro momento suggestivo, l'esibizione della fanfara, che ha eseguito l'inno nazionale, e poi il momento del saluto alla famiglia Raciti, a rappresentare i caduti della polizia nell'esercizio del loro dovere. C'era anche il presidente della Fervi Credo, l'associazione Onlus da tempo volta al sostegno e alla tutela delle vittime della criminalità e del dovere, Mirko Schio. Ai nostri microfoni ci racconta perché nasce questa associazione. La nostra associazione è una Onlus, è nata 10 anni fa a Venezia, e conta più di 700 famiglie in tutta Italia, appartenenti non soltanto alle forze dell'ordine ma anche a vigili del fuoco e a civili vittime di mafia o del terrorismo. La nostra associazione in questi 10 anni ha cercato di portare comunque all'opinione pubblica non soltanto le vittime nel loro ricordo, ma anche cercare in qualche modo di dargli un sostegno e un riconoscimento che non è soltanto un riconoscimento economico, ma un riconoscimento morale. E allora è il momento delle partite, con la folla che saluta a gran voce i suoi beniamini della Nazionale VIP, ad iniziare da Conversano, con al seguito addirittura il suo fans club. È stata una bellissima giornata per tutta la gente che ha partecipato in campo e sugli spalti e naturalmente per gli organizzatori, cioè la PS di Chioggia e la Questura di Venezia, con in particolare Massimo Mastrolia che ci racconta il tanto lavoro svolto per realizzare questo evento. Chioggia TV è con noi Massimo, il nostro poliziotto di quartiere, nonché l'artefice, quello insomma la mente che ha fatto tutto ciò. Come è stato organizzare un evento così grosso? Diciamo che grazie alla collaborazione di tutti i miei colleghi è stato semplicissimo, infatti come potete vedere già la gente è contenta già all'ingresso, prima di vedere tutto lo spettacolo, che fortunatamente sta andando bene. C'è stata l'incognita del tempo fino all'ultimo minuto, insomma non si sapeva bene cosa ci aspettava, se la pioggia o altro, adesso è rimasto un po' di vento, ma sinceramente è stata veramente una fortuna pazzesca ad avere un tempo così bello soleggiato. Sì, in effetti fatemelo ringraziare, ringrazio quella persona che sta lassù, perché questa mattina il risveglio di sicuro non è stato dei migliori. Quindi insomma sei fortunato anche sotto questo punto di vista e vedo anche la gente contenta, lo stadio è pieno, quindi insomma hai fatto un bel lavoro. Aspettiamo di completarlo.
Permettimi di ringraziare tutta la cittadinanza di Chioggia, chi ha collaborato anche, diciamo, senza mettersi in mostra, perché ce ne sono tanti, dai miei colleghi principalmente, a tutti gli amici, agli imprenditori di Chioggia che hanno permesso questa manifestazione, che grazie, sicuramente senza il loro aiuto non si poteva organizzare. Grazie veramente a tutti e grazie anche a voi per la collaborazione prestata. Perfetto, ringraziamo Massimo, saluto gli amici di Chioggia TV. Grazie a voi tutti e un saluto agli amici di Chioggia TV. Insomma, il gol più bello l'ha realizzato la gente partecipando calorosamente a questo evento.